Gianni Colacione dal 39esimo congresso, dalla seconda parte del 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale qui a Roma all'Hotel Summit. Stiamo al terzo giorno in compagnia di Andrea Deliberato, volto notissimo ormai, famosissimo e attivissimo su Facebook, radicale molto attivo in Radicali Roma, associazione radicale di Roma, che supporta anche il partito in tutte le sue iniziative, supporto logistico. E Andrea, dacci un report su questa associazione, sulla sua attività, sui suoi iscritti, un po' sull'andamento della situazione. Radicali Roma, insomma, quello che fa è la maniera per i radicali italiani di rapportarsi meglio alla politica romana, quindi adesso a Roma Capitale, quella che sarà l'Assemblea Capitolina, e alla regione del Lazio, alla provincia del Lazio. E poi, come dicevi giustamente, siccome spesso le manifestazioni del partito sono organizzate veramente nel giro di poche ore, riesce per quello che può a dare un supporto da militanti ai nostri leader e alle manifestazioni che promuovono. Abbiamo passato un anno, devo dire, molto interessante, con tante campagne, e abbiamo raccolto centinaia e centinaia di firme per tutta una serie di interrogazioni popolari, a cui adesso piano piano il sindaco Alemanno va a rispondere. È nato, secondo me, a livello di comunicazione, il romanzo commissariale, che è un sito che puoi trovare in internet, che è molto importante perché quello che abbiamo scoperto è che la città di Roma nel 2008, quando c'è stato il cambio del sindaco, è stata praticamente, era in bancarotta, avrebbe dovuto quindi essere commissariata, e invece poi è stato nominato lo stesso sindaco commissario in qualche maniera di se stesso, poi anche nuovi commissari al debito che non hanno risolto nulla. C'è una doppia contabilità, che è una cosa scandalosa, ma Roma è l'unica istituzione che ha una doppia contabilità, una contabilità nuova e un'altra contabilità dove ci sono miliardi e miliardi di debito, non si sa quanti. Il sindaco Alemanno ci ha promesso molte volte di fare una conferenza stampa per dichiarare finalmente quanti sono, non si sa. A noi ha comunque ammesso debiti per oltre 12 miliardi. Tutta questa situazione è stata tenuta nascosta da chi? Dalla partitocrazia, sempre connivente, cioè dalla sinistra. Le ultime amministrazioni avevano peggiorato la situazione debitoria che c'era già da prima, portandola quindi al disastro più totale, e dalla destra, che pur di governare preferisce tenere tutta questa immondizia sotto il tappeto affinché non venga vista, e quindi siamo oramai in una situazione paradossale, due contabilità diverse, è una situazione finanziaria davvero spaventosa. Questa situazione estremamente particolare, un pochino fa il paio, ne abbiamo parlato con Rocco Berardo ieri, un po' anche con la situazione della discarica di Malagrotta, che è un'altra cosa mostruosa che Roma si può permettere come discarica più grande d'Europa. Beh, no, non se la può permettere più, la discarica di Malagrotta credo negli anni andrà studiata, perché provenendo, ma anche correttamente, da una cava, come invece è diventata una specie di montagna. È una cosa assurda, credo che non ci siano, penso, in Europa situazioni simili, situazioni che si possono vedere veramente in alcuni paesi in via di sviluppo, è ancora completamente irrisolta. Pur di non affrontare il problema, è stato anche qui, viene messo il commissario, vengono messe queste figure, totale deroga alla democrazia. Questo commissario addirittura è il prefetto, mi sembra di essere tornati al vecchio regno d'Italia, dei Savoiardi, col prefetto, il quale prefetto non riesce a fare nulla. È stato individuato un sito a Riano, a Quadro Alto, con tutta una serie di problemi, la commissione ecomafie parlamentare presieduta da Gaetano Pecorella, quindi uno poi del PDL, dello stesso partito della Polverini e di Alemanno, ha detto che è assoluta follia lì andare a fare, non è realizzabile lì una nuova discarica, ed è contraria a tutte le leggi, cioè sarebbe già in multa, come è la situazione che c'è a Napoli, come è Malagrotta, ci sono già decine di ricorsi al TAR. E l'altra follia è Corcolle, cioè dove a poche centinaia di metri da Villa Adriana, da un patrimonio dell'UNESCO, viene messa una discarica in cui, al di fuori di ogni legge, queste sono tutte persone che sono, a mio modo di vedere, ma passibili proprio di arresto, si continua a buttare a Roma fuori da ogni legge europea ancora il tal quale, cioè l'immondizia come viene dal cassonetto finisce direttamente in discarica. Questo perché?
Oggi questa situazione è superabilissima col TMB, col cosiddetto trattamento biologico dei rifiuti. I rifiuti possono essere resi inodori, inerti, ma a Roma sui 5.000 rifiuti di tonnellate al giorno, 20% ancora bassissima la raccolta differenziata di residui, sono solo 1.000 tonnellate, quindi abbiamo 4.000 tonnellate residue, solamente quasi 2.000 vengono trattate, le altre finiscono ancora tal quale in discarica. Adesso il prefetto finalmente, ma dopo anni, potenzierà al massimo i trattamenti per il trattamento biologico dei rifiuti, perché il motivo è che gli impianti che esistono già non vanno a regime per risparmiare. Questo ci porterà a poter avere 3.000 tonnellate di rifiuti trattati, e le altre 1.000 tonnellate dove vanno? Ancora al di fuori di ogni legge, e in maniera criminale continueranno a essere gettate in una maniera che si sa che è tossica, è inquinante, è pericolosa anche per la salute. Questa città di Roma, questa capitale, vive degli stati di ordinaria, straordinaria, anzi ordinaria emergenza. Ormai possiamo anche parlare della sanità, in cui, passando dall'ambito comunale alla regione, ci sta un debito che è una cosa mastodontica. Alla regione, come la vedo io, è qualcosa che quasi non esiste più. Questi i nostri consiglieri lo denunciano davvero, con la presidenza della Polverini mi sembra sia quasi a rischio proprio la democrazia. Non si riuniscono, gli organi competenti non vengono convocati, non vengono riuniti. Ecco, è passato Rocco Berardo, un simpatizzante della Polverini, eletto nella lista Polverini alla regione, e lì veramente è una situazione che io vedo pericolosissima, perché c'è proprio il blocco delle istituzioni che dovrebbero funzionare, anche degli organi, che non vengono convocati. Vengono convocati. Se non per inventare qualche nuova commissione. Raramente, queste commissioni mai usate però aumentano, e ce ne sono state fatte di nuove, con l'accordo di tutti però, solo con l'opposizione e dei consiglieri radicali. Tutti gli altri erano d'accordo, anche l'Italia dei Valori, anche il Partito Democratico, perché chiaramente va alle convenzioni, ci sono le presidenze, le vicepresidenze, ci sono i benefit a proposito dei costi della politica, i rimborsi, le auto blu, le segreterie, e che quindi fanno gola, però ci sono commissioni che si sono riunite una volta nel giro di anni. È una cosa veramente scandalosa, e mai è stato riunito così di rado il Consiglio regionale. Una situazione molto grave, proprio si sente sempre anche lì a derogare alla democrazia. La regione oramai è tutto un commissariamento, è commissariata alla sanità sotto i debiti disastrosi di Storace, e sono commissariati i rifiuti per l'incapacità della Polverini di affrontare il problema, quindi quasi non esiste più la regione Lazio, ma esistono questi commissari. Andrea, torniamo a parlare dell'Associazione Radicali Roma. Vogliamo dire, intanto io penso, mi pare di aver capito, che siete un po' come i vigili urbani che dormono vestiti e hanno le scarpe pronte, che scendete sul palo come un'emergenza, come una convocazione per qualche manifestazione radicale, voi siete pronti subito ad allestire immediatamente, vi mobilitate in poco tempo per allestire un pochino, tavolini, varie strutture organizzative. Ci proviamo, grazie a Riccardo Magis, questo bravissimo segretario che abbiamo trovato ormai da un paio d'anni, e a Davide Ambrosini, a tutti quei militanti che danno una mano. Io dove posso vado, mi delle volte è facile, soprattutto d'inverno, partecipare alle manifestazioni, perché lì, abitando in quei mesi al centro di Roma, mi sposto a piedi. Si sa, le manifestazioni radicali spesso non sono numerose, ma sono rumorose, perché c'è la forza delle idee che sono dirompenti. Allora veramente è importante riuscire ad andare anche in 10, anche in 20, a farci sentire, perché la forza che c'è dietro quelle idee lì è poi molto più forte. Le manifestazioni magari possono essere 10.000 o 100.000 persone, ma sono manifestazioni molto spesso di conservazione. Vogliamo dire come si fa a iscriversi a Radicali Roma e quanto costa? Radicali Roma costa 30 euro e ogni martedì alle ore 20:30 nel salone via di Torre Argentina 76 del Partito Radicale ci sono le riunioni, che sono aperte a tutti, anche ai non iscritti, quindi anche chi vuole capire meglio cosa faccia Radicali Roma può venire, ci può conoscere, può ascoltare e decidere dopo se iscriversi. C'è una presenza anche su internet di Radicali Roma? C'è la presenza su Facebook con la pagina di Radicali Roma e anche su www.radicaliroma.com. Ringraziamo Andrea Deliberato, peraltro attivissimo su Facebook come amministratore del gruppo Radicale in ufficiale.
ottimi contributi di tenore politico e anche ottima amministrazione, dobbiamo dirlo. Ti ringrazio, l'ottima amministrazione è un'amministrazione che non fa niente, perché io salvo rompere le palle, sono stato anche cazziato da qualcuno, a tutte le compagne, a tutti i compagni aggiungerli senza avvisarli in questo forum dove poi magari ti arrivano decine di notifiche, se non le disattivi perché la partecipazione è tanta, non faccio altro, non c'è nessuna censura, chiunque vuole si iscrive, ci sono addirittura, cominciano ad arrivare oramai da mesi i tesserati di altri partiti che però vogliono discutere con noi e può essere divertente, può essere a volte anche interessante, grazie anche a radicali anche molto importanti e noti che partecipano, ci seguono, ma si divertono anche loro. Vogliamo mandare un saluto a qualcuno dei componenti del gruppo Radicali in Ufficiale? No, solo a quella che manca, che mi aveva promesso di tornare, a Marta Gemma, che non si è riscritta, quindi va presa adesso qui in giro per il congresso. Sì, sì, sì. Ma ci abbiamo chiesto, sì, ha detto che ci ha promesso che, però adesso è anche, ci ha detto che è impegnatissimo essendo dirigente con altro tipo di mailing eccetera eccetera, che la impegnano nella lettura fino a notte profonda, però abbiamo detto che deve essere presente e ci ha promesso anche a noi che tornerà. Sì, la logorrea radicale è sempre tanta, però va sopportata tutta, non solo quella delle mailing list dei dirigenti, ma anche quella dei militanti. Per questo secondo me è interessante leggere delle volte solo il simpatizzante, il militante che magari non è a Roma o non è delle volte in un comune dove ci sono le associazioni radicali, non lo può raggiungere, delle volte si connettono, scrivono, vengono fuori delle considerazioni secondo me delle volte veramente importanti. Ok, io ringrazio Andrea Deliberato per questo contributo, gli auguro buon congresso e visto che siamo in tema Facebook, due minutini me li prendo per salutare le splendide creature del gruppo Radicali in Ufficiale, tutte quante, le prime che mi vengono sono Caterina Simiande con i suoi interventi molto arguti, la combattiva Francesca Scoleri alias splendida creatura, ma anche Antonella Nobile, babà e così via, tutte quante le altre, mi raccomando, tu ma non me vengono più in mente, ne sono altre donne. Adesso saremo cazziati per coinvolgendo in una brutta cosa. Allora vabbè, un saluto complessivo a tutte le donne perché è un po' anche agli uomini, vabbè. No, agli uomini no. No, soltanto alle donne. Soltanto. Alla grande. Grazie ancora, ciao.